nella mansarda e accendo il riscaldamento. È partito, andiamo a vedere. Questo telecomando evidentemente non è come quello dei televisori, ma è a radio, quindi non ha bisogno di puntare contro cosa. Chiudiamo la tenda e vediamo che è in funzionamento. Allora, temperatura interna 16-15, questo vuol dire che è in funzione. Qui puoi impostare manualmente oppure impostare la temperatura. E qui vuol dire che sta funzionando la ventolina e c'è la corrente, simbolo della corrente. Ancora non è partita la pompetta, quindi di solito fa così, aspetta un po' e poi parte la pompa. Ecco che dopo qualche si sente tic tic tic, e infatti qui il simbolino della pompa del gasolio che è partito, sta cominciando a pompare. Per il momento l'aria che esce è aria fresca. Il mio cinebastro l'ho montato qui, vedete, sotto la panca della dinette, qui. L'aria calda esce da lì, alla fine l'ho rigirato. L'aria calda esce da lì, non utilizzo nessuna canalizzazione, butta direttamente fuori così, senza tanti problematiche. Lasciare spazio qui dove aspira, c'è uno spazio sufficiente, qui c'è aria sufficiente, per cui il funzionamento dovrebbe essere corretto. L'aria ancora è fresca. Il mio serbatoio, come ho fatto vedere, è qua nel bagagliaio, in modo che posso riempire il gasolio anche da qui. Vedete, qui c'è il tappo del serbatoio del gasolio, con un imbuto, con una canna io vado a inserire qui gasolio e vedo anche il livello che ho. Un'altra modifica che ho fatto è stata quella di inserire un interruttore lungo il filo positivo. Vedete che gli attacchi sono molto semplici. Questo è un connettore in cui tu vai alla batteria, insomma alla 12 volts. Il nero l'ho collegato direttamente qui nel mio quadro elettrico, dove c'è scritto batteria e tutti i negativi l'ho inserito lì. Il positivo l'ho fatto andare lì, ci ho messo un interruttore perché altrimenti il monitor resta sempre acceso. Questo monitor resta sempre acceso, altrimenti non voglio. Quindi, e poi ritorno lì e vado al positivo utilizzando il connettore della pompetta dell'acqua. L'ho inserito qui dove c'è scritto pompa dell'acqua. Intanto sta cominciando a aumentare la temperatura. Qui comincia ad essere aria tiepida, piano piano sta aumentando sempre di più il calore. Eh sì, ci siamo. Quindi il getto è notevole. Quindi questo io sono sicuro che in pochi minuti, una 10-15 minuti, si riscalda tutto il camper. Il camper è un 5 metri e mezzo, il webastro è da 5 kW, la ventola ha una potenza sufficiente che è regolabile anche da qui, vedete? Qui al 6 al massimo, oppure posso abbassare, posso anche regolare, stare a regolazione della temperatura. Questa è la temperatura in uscita, vedete? Sta aumentando velocemente l'aria, oppure la temperatura della combustione interna più probabilmente. Comunque, questa è la temperatura. Possiamo impostare il blocco della funzione al raggiungimento di una temperatura interna desiderata, ad esempio. Okay. Possiamo anche dirgli di interrompere dopo un'ora il funzionamento. Quindi questa è la situazione. L'aria adesso è veramente molto calda, molto molto calda, siamo a 116 infatti gradi e continua a salire. Fuori cosa c'è? C'è un piccolo ticchettio e da quella marmittina esce un pochino di aria, ma non è che esce del fumo di scarico, così si sente un leggero rumore. Questo ticchettio comunque dopo un po' smette, quando c'è sufficiente gasolio nel motore smette e poi riprende dopo un po'. Alcuni parlano di puzzo di cose, io non sento assolutamente niente di tutto ciò. Naturalmente nel montaggio, per stare attenzione a montare il tubo di aspirazione dalla parte opposta rispetto a quello dello scarico, evidentemente
e qui la temperatura, vedete, è già salita anche la temperatura interna, siamo già a 18 gradi, temperatura di convulsione, guardate quanto è arrivata, 144 gradi, e l'ho messo a 3, queste sono 3 tacche, le posso mettere altre 3, ma vi assicuro che già così si sente tanto, essendo il getto rivolto verso qua, arriva anche qui in mansarda, quindi con il mio telecomandino, prima di andare a letto, accendo, poi spengo, pure imposto lo spegnimento automatico dopo, non so, mezz'oretta, al mattino, quando sappiamo come è noioso alzarsi, quando ci sono magari anche 5 gradi nel camper, si accende con il telecomandino, ancora sotto le nostre coperte, e ci alziamo dopo una mezz'oretta, quando la temperatura ha raggiunto un livello sufficiente. Ma al contempo, quando si fa la doccia, sappiamo che anche quello per i camperisti d'inverno è una cosa un po' complicata, accendiamo questo e veramente si sente già una differenza notevole da quando l'ho acceso 5 minuti fa. Andiamo qui, 146 gradi, la temperatura interna è 19, io potrei aumentare ancora di più qui. Per 120-130 euro è un bel acquisto. Questo non è caldo qui, assolutamente, per cui mi sento veramente di dire che qui c'è la ventola dell'aspirazione dell'aria. Sono molto soddisfatto, e veramente sembra fatto molto bene, non è una di quelle cinesate da poco che ti durano un po'. Del resto sono tanti ormai i camperisti che stanno utilizzando questo apparecchio e posso capire anche il perché. Il consumo di energia è molto limitato, qui vediamo il mio pannello, siamo su 12.8 volts, quindi la batteria è qui addirittura da che è piena, poi vabbè, quindi siamo veramente al sicuro da eventuali blackout. Allora, la temperatura qui è su 148, la combustione, temperatura interna è arrivata a 20 gradi in 5 minuti, cioè veramente impressionante. Adesso torno ad abbassare un po', 150, vedete come stava ancora aumentando. Ah, ecco, ho capito come si regola la temperatura, vedete? Qui regoli la temperatura di funzionamento, quindi quando raggiungi una temperatura lui stacca, per cui se io torno di qua, puoi tornare o regolare manualmente così in modo che fai funzionare indipendentemente dalla temperatura, oppure tenendo premuto questo pulsante si va alla invece funzione temperatura, per cui al raggiungimento della temperatura desiderata lui dovrebbe staccare. Ha già raggiunto 21 gradi, guardate qui, fuori sono circa 6 gradi, 5-6 gradi, quindi direi che la cosa è molto interessante. E la temperatura adesso è a 22 gradi, guarda che roba, eh? Ok, per questa piccola dimostrazione è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona vita, tanti chilometri sereni e tranquilli, ciao.